le sa far rispettare. Allora, abbiamo chiamato chi è coinvolto nel grande giro del gioco, a cominciare dallo Stato. Vediamo chi è venuto a rispondere a Mi manda Rai 3. Buonasera a Pierpaolo Baretta, sottosegretario all'economia e alle finanze, ad Aldo Cursano, vicepresidente vicario della FIPE, e a Raffaele Curcio, presidente Tapar. Allora, sottosegretario Baretta, lo Stato ci guadagna, ma tutela contemporaneamente i giocatori? Glielo chiedo perché siamo andati in questo paese di 7.000 abitanti e ci sono slot dappertutto. Com'è possibile? Perché manca una regolamentazione nazionale adeguata. Siamo indietro e stiamo lavorando per farla. Abbiamo un confronto aperto con gli enti locali, regioni e comuni e vorremmo arrivare in tempi brevi ad una regola il più omogenea possibile. Sono anni che non c'è, bisogna riconoscerlo e bisogna accelerare una riforma. Allora, tutto legale, Biondani, nella forma ma non nella sostanza. Di fatto, no? Mi sembra di capire. Il problema è iniziato nel 2004. Il gioco d'azzardo c'è sempre stato. Personalmente sono antiproibizionista su tutto, cioè, però uno una volta per andare a sfogare la propria vizio del gioco d'azzardo doveva andare al casinò a Venezia. Sì. Adesso ogni tabaccheria, ogni ricevitoria, il bar, eccetera, è pieno zeppo di slot machine. Questo è iniziato nel 2004, quando lo Stato ha fatto l'allora governo ha deciso un via libera alle macchinette mangiasoldi, hanno dato 10 grandi concessioni a 10 grandi concessionari, non sempre limpidi, che hanno fatto i miliardi. Allora, voglio chiedere a Cursano, al nostro amico della FIPE, il paese è invaso dalle slot, lo abbiamo visto, non si può scappare. E quindi come si fa a resistere? Intanto vi voglio far leggere uno dei messaggi WhatsApp che sta arrivando al nostro canale. Mi sono fatto accalappiare da quelle infernali macchine a banconote dove si gioca 10 euro a colpo e mi sono rovinato. Esco solo quando ho le tasche vuote. Scrivete a Mi manda Rai 3, chiamateci anche in diretta se siete stati voi, se vi siete rovinati da soli, se avete qualche parente anche o ci volete segnalare delle storie, dei sistemi per uscire. Fatelo ai numeri che vedete in sovraimpressione. Allora, Cursano. I bar per storia sono i luoghi della socialità, non certamente del vizio. È chiaro che nella misura in cui è stato immesso sul mercato questa possibilità, le parti un po' più marginali, un po' più deboli del sistema, anche come reazione alla crisi, hanno visto in questi strumenti legali, legittimi e regolari, però una fonte per poter far fronte alle difficoltà. Vi voglio far vedere quanti sono gli apparecchi slot in Italia con il cartello numero 43, Andrea Dorigo. Intanto questo è il paese di Bergamo, vicino a Bergamo dove ci sono le slot. Vediamo quella successiva, eccola qua, in totale 414.158, una slot ogni 151 abitanti. Sono tante, siamo i primi in Europa, Fulvio Abbate, eh? Eccolo qui. Sì. Posso fare una riflessione? Certo. Tutti i grandi scrittori che hanno parlato, è paradossale e amara questa considerazione, che hanno parlato dei giocatori, da Dostoevsky a Tommaso Landolfi, che era un grande scrittore e un grande giocatore che andava ad Armaritaggia. Sì. Dicono che i grandi giocatori sono tutti perdenti. Tutti perdenti. Non esiste il giocatore vincente. Vediamo un altro po' di cifre, ha ragione Fulvio Abbate. Il volume d'affari del 2016 riferito alle slot con il cartello numero 44, in totale, pensate, come ci diceva Biondani prima, 95 miliardi di euro solo per le slot machine. 26,3 miliardi di euro, le videolotterie 22,8 miliardi di euro, non stiamo parlando di cifre così. Curcio, come vigilate che questo schieramento di macchine da gioco non mandi sul lastrico la gente? Le ha sentite le storie che abbiamo raccontato prima, le storie di queste persone? Ma innanzitutto bisogna partire da quella che è stata la situazione del gioco in Italia fino a circa 16 anni fa rispetto a quella che c'è oggi. Cioè 16 anni fa, parliamo del 2003 circa, 2002-2003, l'Italia era piena di macchine irregolari. Sì. Questo qualcuno forse lo dimentica, c'erano 800.000 apparecchi irregolari. Irregolari. Quindi non pagavano tassazione allo Stato,
non... Però non è che la colpa è delle macchine irregolari. No. Colpa lo faccio per fare... Il sistema. Però mi risponda in maniera sintetica, la prego. Vigilate che la gente non vada sul lastrico. Allora, il sistema che c'è oggi da un punto di vista del controllo è elevatissimo. Sì. Ci sono 10 concessionari che monitorizzano le macchine praticamente in tutto l'arco della giornata. Sì. Se ci sono delle anomalie, gli apparecchi vengono staccati direttamente dal concessionario. Chiarissimo. E c'è un controllo diretto da parte del concessionario. Voglio farmi una domanda. Gioca solo chi ha soldi da perdere? Danilo Fumiento è andato in un quartiere di periferia, non è un quartiere ricco, ha raccolto un appello, sentiamolo. Ci sono locali aperti davanti alla chiesa, davanti all'oratorio, davanti alle scuole che mettono a disposizione le loro slot machine a bambini. Non lasciano spazio ad interpretazione le parole di Don Maurizio Mirilli, parroco della chiesa Santissimo Sacramento a Tor de' Schiavi, quartiere di una delle periferie della capitale, più di 100.000 abitanti e 10 sale slot concentrate in pochi chilometri. Tanto si vincerà pure, no? Sì, recuperi ogni tanto qualcosa, quelli che già gli hai dato. Si gioca in qualsiasi ora del giorno e della notte. Penso che vince, però i giocatori poi alla fine li dimettono. Dove vince e torna a finire. Invece poi uno torna. Bisogna impedire attraverso un minimo di repressione e attraverso leggi un po' restrittive. E invece in questi ultimi tempi le leggi sono sempre più lassiste. Tante le famiglie in mano agli usurai e distrutte dal gioco che si sono rivolte a Don Maurizio, che si è esposto in prima persona chiedendo agli esercenti di togliere le slot machine. Magari i baristi sono in difficoltà economiche e magari le slot sono l'unico sostegno che hanno in questo momento di difficoltà economica. Se c'è qualcuno che volesse aderire alla campagna togliendo le slot, possiamo cercare di aiutarli. In tanti hanno accolto l'appello di Don Maurizio. Precedentemente avevamo le macchinette, poi le abbiamo tolte perché vedevamo che c'era molta gente, che soprattutto persone di una certa età, donne, che giocavano in modo compulsivo e allora alla fine è stata anche una questione di coscienza. Non mi interessa riempire il locale di persone che comunque hanno un brutto vizio, ma per loro più che altro, per le famiglie loro, perché poi rovinano comunque le famiglie. Venite spesso? Sì. Se voglio con persone, quanto si spende ogni volta? Almeno 250. Chi dovrebbe aiutare si chiama Stato ed è il primo complice. Sottosegretario, il parroco si rivolgeva allo Stato, quindi a lei sostanzialmente. Sì. Vogliamo raccoglierlo questo appello? Sì, lo stiamo raccogliendo. Noi abbiamo due proposte immediate sulle quali stiamo lavorando. La prima, ridurre di almeno il 30% il numero delle slot, quindi da quei 400.000 a cui ha fatto riferimento lei passare a 265.000. E il secondo, in 3 anni ridurre drasticamente il numero dei punti gioco. Oggi sono 96.000 i punti gioco in Italia. Li volete ridurre di quanto? Metà. Metà. Allora, le voglio far leggere uno dei tanti messaggi che stanno arrivando al nostro canale WhatsApp 345-3131-994. Sono della provincia di Caserta. Mio fratello si è giocato tutto, dice questo telespettatore, anche la famiglia. Abbiamo calcolato, non solo noi, anche l'Espresso, che ogni malato costa 8.860 euro l'anno allo Stato, i malati di gioco d'azzardo. Costano allo Stato 8.800 euro. Quindi la cosa incredibile, sottosegretario Baretta, è che con una mano lo Stato prende e con l'altra toglie, perché deve curare quelli che ha fatto ammalare di gioco. Dico bene, Biondani? Certo. Infatti abbiamo stanziato 50 milioni annui per ogni anno, ma sicuramente l'abbattimento dell'offerta è la prima strada per fare prevenzione. Scusa, Salvo, posso... Prego. Io vengo da una città che è la stessa di Salvo, dove per decenni si è ventilato che, non si, è Bergamo, che si potesse, è Palermo, realizzare un casinò su un castello. Non mi sembra che l'Italia abbia casinò, perché la legge lo impedisce, mi pare. Ma c'è una via di Roma, che si chiama via Tiburtina, esatto, che improvvisamente io ho scoperto simile
a Las Vegas. Io conosco Las Vegas perché mi ci sono sposato. E quindi ho detto, ma qua ho avuto la sensazione di essere ancora in viaggio di nozze. Cioè via Tiburtina è un casinò appresso all'altro. E stiamo parlando di Roma, poi possiamo parlare anche di altre città. Com'è possibile, sottosegretario Baretta, chiede Abbas? È possibile perché l'offerta che abbiamo finora descritto è eccessiva. E quindi riducendo l'offerta e regolandola nella distribuzione del territorio, che è l'altra discussione che stiamo facendo, io per esempio sono molto preoccupato perché il rischio che noi abbiamo è che ci sia una concentrazione nelle periferie urbane e questo crei addirittura un quartieri a luce rossa del gioco. Tra l'altro, sottosegretario, alcuni tabaccai scelgono di mettere le slot, no? Altri non possono scegliere, non hanno alternative. Sentite Diana Corati. Io sono disgustato da questa realtà che lo Stato ci impone, perché lo Stato ce lo impone. Non possiamo farne a meno. Io le ho tenute spente una settimana, mi hanno dato un ultimatum che se non le accendevo mi portavano via queste, proprio un'imposizione. Dirò di più, erano 5, sono riuscito a portarne via 2, perché erano 5 prima. Perché secondo la logica di un fatturato loro devo averne a iosa. X ne ho una, Y ne ho due. Z o beta ne ho 3 e via dicendo. Sono riuscito a portarne via 2 perché adesso c'è imposto che non deve essere, una riguarda l'altra, no? E grazie a Dio non avevo il posto, sono riuscito ad averla. Comunque, nel momento in cui io tolgo le macchine ci porto un via season Supremo Lotto e grazie a Vinci, che è fondamentale averli adesso, perché se portano via questi chiudo il negozio. Le dirò di più, vedete che sono tutte appropriate di un'antenna. Se io la spegnessi, spengo la macchina, loro si accorgono e mi chiamano, mi dicono la macchina è spenta, per quale motivo è spenta? Capisci? Allora devo accenderla. Dirò di più, la giro, la lascio accesa così non la usano. C'ho un rivelatore posto sul vetro interno del negozio che loro sanno che la macchina è stata spostata, girata. Questa è una realtà loro che io non ho mai condiviso, però purtroppo per avere questa realtà, sia i Grattevinci sia il Sisal, devo avere questa realtà. Purtroppo io sono contrario al massimo. Insomma, l'avete sentita la denuncia di questo tabaccaio, sottosegretario. Non può avere alternativa, deve mettere le slot, no. Se no non funziona tutto. No. Non va bene questo. No, non solo non va bene, ma non è così. Non è obbligatorio avere le slot. Non è un attore quello che abbiamo interpretato. No, ma sono convinto. Forse c'è un equivoco e chiariamolo. Guai tra l'altro abbiamo invitato Sisal. Ci dispiace che Sisal non sia voluta venire a rispondere perché gli avremmo chiesto che cosa è successo. Magari ci rispondevano su questo tema. Diciamo, guai se ci fosse l'obbligo. Abbiamo visto che molti tabaccai e baristi stanno aderendo alla campagna per non metterle, come diceva prima il parroco. Quindi è assolutamente impensabile che ci sia l'obbligo. Diciamo che il rivelatore a cui faceva riferimento il tabaccaio, questo lo voglio sottolineare, lui lo diceva in chiave negativa e lo capisco, ma c'è anche un aspetto positivo che è quello di controllare la giocata, perché oggi molte slot, e noi vorremmo cambiarle, non sono controllate dal centro, hanno delle schede interne e sono taroccabili. Esatto. E infatti loro sono d'accordo sulla... se incentivassimo... Esatto. Il togliere le slot, esatto. Io penso che faremo un bene sociale, perché tra non si può lucrare, ripeto, sulla debolezza. Vi voglio fare sentire, bravo, la testimonianza di un ex giocatore titolare di un esercizio dove c'erano le slot, che ci fa una denuncia molto pesante, ascoltate bene le sue parole. Il giocatore d'azzardo, quando gioca diventa un'altra persona. Pasquale ha 52 anni, la maggior parte dei quali trascorsi nel mondo del gioco d'azzardo, dove ha perso tutto, la sua famiglia, la sua vita e forse anche la sua dignità. Da qualche tempo è ospite presso la Caritas di Roma, da dove ha deciso di ripartire. Ho perso il lavoro per pagare gli usurai, ho perso tutto. Stavo perdendo la vita 2-3 mesi fa. Pasquale gestiva delle sale da gioco illegali e ci racconta di come è possibile, secondo lui, truccare una slot machine. Ci sono appositi programmi che tarano il pagamento, quanto devono incassare, quanto devono dare. Succede questo anche in quelli legali, sicuramente. Perché dici questo? Perché io, gestendo la sala giochi, il tecnico mi faceva vedere come li tarava al pagamento. Alcune macchine, quando non erano illegali, si poteva proprio togliere il pagamento e non ti pagavano proprio. Cioè tu gettavi anche 10 milioni di euro, non ti pagavano una mano.
perciò il giocatore, già il perdente se si avvicina, più fanno queste cose, non vince mai, proprio mai. Il giocatore non vince mai, Francesco, è così, avete sentito? Sì. È così perché il giocatore comunque è una persona fragile che entra in dipendenza psicologica da una cosa che è come la cocaina. Che vuol dire? Me la spiega bene questa cosa? Ma gliela spiego bene, sì, perché allora, quando una persona è attratta dal gioco d'azzardo perde completamente il controllo sulla sua volontà. Di conseguenza anche quando vince torna per vincere ancora, quando perde torna per rifarsi delle vincite, e il problema è che lo Stato ha legalizzato, promosso, incentivato e diffuso una cosa che, per quanto mi riguarda, ve lo dico guardandovi negli occhi, è come la cocaina. È come la cocaina, dice. Perciò non basta dire a un giocatore gioca responsabilmente, dovete essere voi, politici e società che gestite il gioco d'azzardo, che siete responsabili di quello che offrite ai cittadini italiani che hanno come me dei figli che poi stanno male. La cosa più brutta, ci scrive un telespettatore, vediamolo insieme, Andrea Dorigo, che ti può capitare paradossalmente vincere, perché è così che poi ti rovini, Curcio. Sì, ma io brevemente, però, una battuta che devo dire. Una battuta, però cerchiamo di ristabilire un attimo la realtà, perché io capisco tutte le situazioni, però che mi si venga a dire se c'è un problema al gioco d'azzardo in generale. Quindi non si può dire che quello fa male e un altro tipo di gioco non fa male. Vabbè, in Italia c'è una sovraesposizione di gioco d'azzardo. Stiamo parlando di storie, di gente che si è rovinata, Curcio. E siamo tutti consapevoli di doverla ridurre, sì. Sembra, dallo Stato agli operatori. Però bisogna anche considerare una cosa, che dove non c'è il gioco legale, c'è quello illegale. E c'è gente che si rovina e non è tutelata in nessuna maniera, sì. Da un punto di vista dell'offerta illecita. Vi faccio solo un esempio, queste distanze dai luoghi sensibili, oggi si gioca sui telefoni, i minori giocano su questi aggeggi e nessuno si accorge di nulla. Ne torneremo certamente a parlare. Intanto grazie al sottosegretario Baretta e ai nostri ospiti.